sedie mi devo alzare, ma c'è un sacco da pittare, per montare o assemblare, per dipingere e giocare, un altro mutuo devo fare, ogni uscita che disastro, mille pezzi, un altro nastro, pochi soldi, tanto amore, è la vita del pittore, siamo modellisti galattici, leading the hobby style, pure un corso ho pagato, alla gara sono andato, e nessuno mi ha cagato, un pennello serie 7, quattro amici, due birrette, le serate sono perfette, l'amorosa non fa caso, guarda male, storce il naso, ho comprato il caro caccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby style. Storce il naso, ho comprato carbaccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby's life, siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo qui alla Play di Modena con personaggi d'eccezione. Abbiamo il ciuffo di Nicolas, Nicolas, Angelo Di Chello! La panza di Angelo Di Chello! E vabbè, su quello possiamo parlarne. I nostri amici della Galattica Guida e... Io! Una persona che io. Salve! Il nostro capitano uncino, Pietro Gigliotti. Che piacere! E quindi siamo qui a parlare di... niente come al solito, perché noi non parliamo mai di niente. Aria fritta. Ci sono delle banane. Sono a dieta, quindi non aria fritta, per favore. Questo è importante, ci sono delle banane. Parleremo di hobby, visto che ogni con tanto. Le banane. Parleremo di hobby. Hobby con le banane. Cioè, oggi impareremo a convertire le miniature con le banane, signori. Pochi sanno che io uso il pigmento giallo delle banane, della buccia della banana, per sfumare il giallo. Questo è uno dei miei segreti che impareremo quest'oggi. Voi che siete hobbisti di primo pelo, avete cominciato da poco, com'è cambiato oggi l'hobby? Com'è l'hobby secondo voi? E quale sarà secondo voi il futuro di questo hobby, visto il cambiamento da quando avete cominciato a oggi? Moriremo tutti. Cominciamo con dell'ottimismo sano, sì. Mettiamo un moriremo tutti. Allora, chi vuole al tavolo lo dico, perché si può toccare, ma piano, non prendeteci gusto, che sennò poi Slanesh è appena uscito. Io che sono famoso per parlare anche quando non ho niente da dire, ci tengo, beh, se volete comincio io, ecco, ci tengo a dire stronzate. Ah, se avete sete portatevi una tazza, io ce l'ho. Allora, io credo che l'hobby non abbia mai vissuto un momento migliore. Io, beh, probabilmente sono il più vecchio qui ad aver cominciato con le miniature. 98. Giovane figlio dell'estate. Cioè, non so. Era il 90. Cioè, allora sì, direi che si correva l'anno 1990. Emperor vs. Horus su White Dwarf di William. No, a casa mia usciva Iro questo, però. Anche. Lui non era ancora un pensiero negli occhi del papà. Comunque, credo non ci sia momento migliore per avvicinarsi all'hobby e per vivere questo hobby. Primo, perché adesso tutti possono davvero provarci, ok? Più di un tempo. I materiali sono a vostra disposizione, c'è davvero di tutto. È veramente facile crescere in qualsiasi aspetto dell'hobby, che sia l'aspetto del gioco, l'aspetto artistico. Cioè, quando ho iniziato io, non erano così facili da trovare i colori, non era così facile da mettere in pratica un certo tipo di pittura. Primo, perché nessuno ti insegnava, nessuno ti aiutava. Io sono stato abbastanza autodidatta, poi ho avuto un gran maestro. Anche poi in tutto questo anche internet, nel senso, chi di noi magari ha vissuto quei paesini, guardo paesiello, sperduti della provincia, dove magari non c'erano negozi, non c'erano negozi di hobby, eccetera. Dipingere da un pastore. Esatto. Da un pastore. Dipingere sulle pecore. Erano gli anni del brigantaggio. A cui si dedica ancora oggi? Sì, c'era l'idea di fare, andiamo il cerchio insieme. Sul sasso, va bene, perfetto, tu hai del potenziale poi lì. No, ecco, certamente. Se posso, ecco, internet sopra... internet soprattutto magari per i posti in cui, anche quando c'è stata una media diffusione del hobby... Ognuno prenda una banana. Che al sud Italia faceva fatica ad arrivare...
internet è stata, perché nessuno si ricorda di noi, è una brutta, ecco, la situazione brutta, è brutta, allora, internet non è voglio stato, facile ironia, internet è stata una mano santa, perché grazie al forum io, cioè, non costringetemi a parlare di cose che non voglio parlare. Allora, io ricordo, perché insomma ci sono delle persone che qui sono nate anche in quell'ambito lì, per me internet è stato il primo passaggio, il primo, come dire, varco che mi ha introdotto all'orbi con il vecchio forum UGV. Da che parte ti hanno aperto all'orbi? No, mi hanno aperto davanti. Ma lui è innocente. Per salvarsi ha fatto di peggio. Ma lui è buono, salvato. Il vecchio forum UGV ufficiale. Il forum UGV ufficiale è stato l'ingresso, a parte un piccolo negozio dalle mie parti, è stato l'ingresso dove, diciamo, da lì è esplosa la passione, insomma l'interesse, erano le persone, era una, ed è stato anche il modo per mettere in connessione tanti hobbisti, cioè praticamente molti di noi, non stavo per dire tutti, ma no, però io, lui, molti dei vecchi del forum siamo diventati amici così, cioè sì. Ed è stato un modo diverso, vabbè, io sono stato un po' più fortunato di lui, perché da noi la realtà dei negozi era un po' più felice, si conosceva molta più gente, c'era più giro. Ai miei tempi si giocava la quarta, quinta edizione e si trovavano moltissimi avversari. Parliamo di un periodo in cui i club non erano così numerosi come oggi, e io questa cosa un po' la preferivo. Non ho nulla contro i club, però sai, la bellezza di trovare qualcuno che come te colleziona cose, va in negozio proprio per trovare altri giocatori, è una realtà meno chiusa. Magari sono io che percepisco il club come chiuso, e magari, e sicuramente non è così. Infatti non a caso frequentiamo questi posti. Vero, vero. Però diciamo che, come diceva Uncino, come diceva Giacomo, anche Uncino va bene. Uncino, no, perché... portate pazienza, come diceva lui. Come diceva lui, Uncino ma banana. Lasciatelo in pace. No, è Uncino banana. Vedi, vedi punto, che se non puoi batterli, fatti gli esatto. Amici. Starò così, va bene. Come diceva Uncino, è stato il punto di partenza per molti. E per altri è stato un modo per mettersi in contatto con ancora più gente, creando poi dei legami che ancora oggi ci sono. Tra l'altro prima è passato Tassadar. Ecco, un altro grande nome. Perfetto. E Teschio. È ancora vivo. Esatto, cioè, sono tutte quelle persone che probabilmente, la cui maggior parte io non ho mai visto dal vivo, però l'hobby è stato quella cosa che ci ha aiutato a creare una connessione. Perché è questo il bello dell'hobby fatto in modo sano, senza portarlo in nessuno dei due estremi. Quindi l'estremo che può essere estremo competitivo, può essere l'estremo che porta a chiudersi l'hobby in se stessi, a dedicarsi solo a quello. Diventa senza nicchia. L'interazione sociale, esatto. Insomma, la oltre è il male dell'hobby in generale, che è quello dal quale vogliamo scappare. Cioè l'idea è di avere un hobby aperto, cioè siamo sempre stati rinchiusi in questa idea di hobby elitario, forse oltremodo elitario. Adesso con le possibilità che ci sono, cioè anche a livello tecnologico, perché anch'io ricordo i tempi di GV del forum GV ufficiale, quando c'erano dei nomi che, voglio dire, erano un nome, erano un nickname, magari qualcuno senza anche una foto. Mi hanno chiamato Gunamar per una decina d'anni. Io continuo a chiamarlo Gunamar. Io mi chiamo, cioè, Gunamar. Gunamar Iron Will. Io le volevo ricordare un altro Shaggoth, non so se ve lo ricordate. Certo, come no? Era l'uomo. Era l'astropate prima dell'astropate. Era l'uomo dei rumor. Era il mio preferito, non ho mai capito chi fosse. Quindi, riassumendo un pochino, ragazzi, in questo senso, oltre che creare eserciti, creare comunque opere d'arte, creare anche amicizie, il nostro hobby fa. Ma questo hobby ha bisogno di sangue giovane, che detta così suona brutta. Come disse Manfred von Karsten. Questo hobby ha bisogno. E ricordiamo il vero signore della Silvania, cioè io ci tengo a sottolinearlo, non c'è altro signore di Manfred. Picchiatelo. Che se ne dica. Il gruppo è il vero signore della Silvania. Il gruppo Araldi si dissocia da questa stronzata. Manfred è il vero signore della Silvania. Vlad è l'unico signore della Silvania. La cristianità. No, Vlad, dai, adesso Vlad era troppo. Troppo. Consiglio a tutti di leggere le Vampire Wars, che è il mio libro preferito, e lì. Ah, cioè, non lì è contro che Felix. No. Puoi andartene. Seduta stare. Vado via. Salve. Togli la banana, togli la banana, ridaccela e vai. È qua. Perché è uscita da dietro? La voleva Nico, allora ho detto, sono stato gentile. Allora, molto bella questa musica. E lì, allora, adesso io, il meme di Manfred, il signore della Silvania, è nato proprio dopo la mia lettura di Vampire Wars. Perché alla fine io
bene o male le vicende, bene o male si sanno quelle che accadono in Vampire Wars, ma lì viene fuori che tutto quello che è successo sia a Vlad ma anche a Conrad è colpo di Manfred. E come dico io, non so se si può dire, cioè Manfred fino alla fine del vecchio mondo è un coglione. No, è proprio la rosicchia, cioè, capito? Era un po' cattivo, tipo dei, voglio dire, dei cartoni del Mulino Bianco. Se non posso avere io il mondo, il vecchio mondo non lo può avere nessuno. Però io più quello di tipo, non ci posso fare niente. Però è Manfred. L'unico difetto è che adesso è diventato pelato. Però dai, bisogna fargli una cosa. Attenzione, una specifica. Vogliamo fargli una cosa. Manfred era pelato da Elfen. La differenza, beh, certo, la differenza è un'altra. È che il modello, come è rappresentato adesso, mostra Manfred durante la battaglia, quando non gliene frega assolutamente nulla di mantenere un aspetto bello. È vero. Sai che nei Reami Mortali improvvisamente per un po' ha di nuovo un po' di capelli. È diventato Pino Scotto. Ha qualche capello. Ultimi! I nani! I nani! Poi basta, Bol perde anche quelli. Perché però... cinque dita possono essere un pugno. Un pugno per la Silvania. Hai capito? Però sulla mia opinione sul discorso Manfred è molto spiegativo. No. Ma anche sulla domanda, soprattutto quella precedente. No. Mostra la faccia oltre al ciuffo. No. Quella fondamentale è 42. Ma proprio riassume un po' tutto il concetto. No. Manfred dello Signore della Silvania? No. Ha ragione. Ma invece tutto il punto di vista sul lobby, perché è una cosa importante vedere. Ma io volevo offrire un mio paragone rispetto all'idea, diciamo, del. Loro hanno offerto la cosa al sistema, diciamo, del vecchio forum. Ed è. Grazie. Mi è molto utile nel discorso. Io ovviamente in tempi molto più recenti, perché sono nabbo. Comunque conosco da Warhammer da un po' prima del 2010 si può dire che abbia iniziato, ed effettivamente con strumenti magari ovviamente più moderni come ovviamente Facebook, comunque i social, c'è stata una cosa equivalente. Io stesso, anche senza considerare necessariamente il blog, Elfi boia, solo noia. Beh, giustamente, cioè Gotrek Spezzastelle l'ha fatto capire bene. Gotrek ha fatto così. Gotrek Spezzastelle, ricordiamo, non è parente di Gotrek Gurnison. Comunque, sì, infatti. Un signore di classe. Assolutamente. Ti ricordo che hai vissuto più della media di un nano solo perché aveva un rancore. Giusto. Perché la rabbia ti manda avanti. Ovviamente. Più dell'amore. Mandiamo questo messaggio importante. Sì. Che bella cosa. Come cazzo fai a non amarli, porca giusto. Giusto. Vabbè. Ma senti il cielo, questo è Gotrek Spezzastelle. È grugni questo. Questo è grugni, la piccina di grugni. Che belle cose, no? Ti prego, sono emozionato. E mi viene dare una seconda banana a questo grazie. Punto. Un uomo che sa reggere e comunque mi e quasi anche tre. Due due finché non diventano dispari. Anche perché no, io vorrei un attimo riallacciarmi a quello che diceva prima Giacomo e prendere anche l'astropate. Che di fatto, io credo che il forum Giutile esista ancora. Sì, certo. Sì. E sopravvive. Però, è cambiato un po'. No, vabbè. È in meglio forse. Ha cambiato la funzione. Adesso non ha la funzione per la quale fosse era nato ai tempi. Non so, perché purtroppo non seguo, cioè, i forum. E neanche io ho lasciato. No, però, no, non perdiamoci, che voglio poi ridar voce a lui. Ma, allora, il mio pensiero è un altro. Il Giutilea prima aveva un certo tipo di funzione, che è quella di cui parlavamo. Nick, che è veramente è il più giovane qua a tavola, e stronzo. No, lui è veramente, lui è il futuro positivo. Scusa, è giovane con spocchia, tra l'altro. Se la può permettere perché lui legge. Vabbè. Siccome la maggior parte della gente, no, io sono, allora, arrogantemente mi definisco un veterano con la A maiuscola, perché la famosa spocchia di Dichello. Allora, io penso di giocare a Warhammer da molto tempo. Vedermi la gente che deve sputare su Age of Sigmar, ma hai letto qualcosa? No. Io veramente vorrei farli diventare carne trita. Non vedo perché mitigare il mio pensiero, e lo sto già facendo, perché mi fanno una rabbia. Sono queste persone che ti parlano del background, no? A parte siamo in Italia, si parla di ambientazione, no? Ma oltre a questo... Che cazzo avete letto? Cioè, poi gli chiedi due cose, Ranald, Shalia, Verena... Ma è roba Bianca. Di. Ma è Solcan, Allumina. Non è una gara che c'era più lungo, le banane le abbiamo già messe in risposta. La risposta più bella che mi sono sentito dare parlando di Allumina una volta. Fa, ma no, ma io non seguo Age of Sigmar. Ah. E tu li guardi e dici, vabbè.
stupido io. Ma a parte questo, ora noi si scherza, si esagera, parliamo sempre di fantasia, parliamo di qualcosa che ci diverte, però da appassionati, io sono un appassionato, come sono convinto che siano appassionate anche queste persone, ma allora, ma certo, ma ognuno vede, ma non è uno sbaglio, ognuno vive a modo proprio le cose. Per me è una questione di influenze, secondo me sono in un ambiente dove ci sono delle influenze che tendono al negativo. Cioè, essere negativi per il gusto di essere negativi non serve a un cazzo, ok? E allora lede nella vita e lede quest'hobby, ok? Ad essere meno stronzi nel divertirsi, magari si vive pure meglio in altri ambiti. Assolutamente. Comunque, quello che faceva prima il forum, tornando al discorso di prima, adesso lo fa lui. Perché una pagina come l'Astropate, di fatto, è diffusione in un certo modo che ricalca. Quello soprattutto, non solo che lo faccia, non ma è come lo faccia. Chiunque può dire stronzate, io lo faccio dalla mattina alla sera. Ma il modo che è a lui, a me piace. Vero. Peccato che parli troppo di Horus Heresy, 40 cacca e queste puttanate. Sarebbe bello parlare principalmente dell'unica cosa bella che esiste in Warhammer. Che è Drakenfels. Ah, scusa, non l'ho ancora nominato. Beh, Conrad. Constant Drakenfels, no. Vabbè, Nagash è una chiavica rispetto a Drakenfels, ma va bene. Lasciamo stare il povero pazzo. Apriremo questo discorso se riusciremo a arrivare alla fine di questo. Nagash deve sciacquarsi la bocca. E non solo. Prima di parlare di Drakenfels. E su questa pratica sono circolate delle voci, ma non dirò niente. Rende pittori migliori. Ecco, posso dire una cosa, sempre sulla questione dell'astropate. Sono delle voci. No, le voci, lasciale stare. Ci sono delle voci. L'astropate, adesso faccio. L'astropate è. Al momento, diciamo così, nel deserto di tutti i gruppetti. Age of Sigmar 3.0, Age of Sigmar 2. L'astropate è un'oasi felice dove c'è diffusione di materiale, di storie e di background, dove la gente si può confrontare. Arrivano i mori! Arrivano i mori, aiuto! Arrivano i mori! Ti sembra l'ora d'arrivare? Era in pensiero, Nico? Lo so, è nato un amore e questo amore però deve farsi desiderare perché non. Se no manca la passione. Di che si discute? Del lobby oggi e poi divagando su tante cose belle tipo le banane, le voci. Nagash che si deve lavare la bocca. A te una banana. Questa la puoi anche mangiare. Ah, non posso usarlo a scopo ludico. Ah, ricreativo. Stiamo per esplorare gli scopi ludici delle banane. Abbiamo scoperto che l'astropate è un'oasi felice, quindi per rilassarvi il fine settimana. La gente si stende su di lui. Esatto. Oddio. Possiamo dire che è un faros per lobby. Mi piace come paragone. Per questo paragone, visto che ne parlavamo prima, di empatia, bella. Di trasmissione della parte bella di questo hobby. Perché è una raldo, eh! Scusate. Vabbè, ma non è che possiamo dirle. Ho capito. Scusate, guardate, ma facciamo le due marchette, se anche per quello, siamo pagati dalla TV. Ovvio. I soldi grossi, però. No, come ma soprattutto le banane! È un lavoro di fantasia. È un lavoro, a me piace tantissimo parlare come se fossero cose, personaggi realmente esistenti, cioè c'è quella cosa di dire, di capire la psicologia di un personaggio fondamentalmente di fantasia, che fosse, o di muoversi in quelle zone grigie di background. Mi piace che ci sia qualcuno che veicoli questo messaggio di hobby positivo, come appunto la pagina dell'astropate. Quindi stiamo tornando a dire com'è l'hobby oggi, come si sta trasformando, anche grazie a persone come Angelo, piuttosto che come questa nostra osi felice col ciuffo. L'astropate nasce ciuffo e poi si sviluppa sì, dopo. Sì, sì, mi piango. Tra l'altro è stato anche molto più importante il ciuffo. Astrologo! È l'astrologo! Scusate, sono tre giorni che lo chiamo astrologo e oggi parte astropate. Chiedo tenia. Okay. La domanda fondamentale. Aspetta, solo un attimo. Come risponde l'astrologo a questo punto? Okay. A tutti questi complimenti e il fatto del lobby oggi. No, ma io sono molto contento innanzitutto di questi complimenti perché dico, no, io non sono abituato a questi complimenti. Arrotati. Wow. Non sono abituato a questi complimenti. Però, no, mi piace. Io comunque sono partito dall'idea del ok, io creo questo blog perché non c'è nessuno che ne parla, come nel senso fornendo innanzitutto perché hai visto un venerdì sera di noia cosa cazzo può fare? Veramente, quando non c'è la gnagna qualche cosa, il potere della noia. Dovevo scegliere tra le donne e aprire un blog, e qualcuno aprire un blog. E prendere delle banane. E quindi c'era questo vuoto che ho detto, ma
nessuno ne parla magari diffondendo notizie con, diciamo, non di basi solide, però nel senso cercando un po' di informarsi, magari creando un luogo di ritrovo, un punto di riferimento. E non trovandolo, allora ho detto, beh, ma perché non crearlo? E quindi è stato interessante. E quindi ovviamente andiamo su Blogger, creiamo un blog, troviamo un nome, silenzio con me stesso per creare un nome, e poi l'astropate perché è quello che manda i messaggi. Solo anni dopo mi resi conto che avrei potuto usare un nome molto più epico, tipo, perché non lo so, tipo qualsiasi nome figo, perché Melchior. Poi Melchior, ma qualsiasi cagata, no. Sei diventato però, l'astropate, sì, però quindi va bene così, nel senso, però no, comunque riguardo al discorso che si faceva prima del, diciamo, dei contatti, dei legami che si creano, è stato molto interessante appunto in un'ottica molto più recente, di anni molto più vicini, come appunto dicevo prima, i social, Facebook, io ho trovato tante persone, non necessariamente lettori, che io ho conosciuto prima magari su forum appunto più, magari tipo io ad esempio mi viene alla mente un forum chiamato Il Vecchio Mondo, e forum come quelli appunto poi ci siamo spostati sui social, persone che inizialmente appunto erano nomi, che fossero nickname sul forum, che fossero nomi veri di persona su Facebook. Lì effettivamente ho trovato persone che poi solo dopo anni ho iniziato a conoscere di persona a eventi come le fiere, ed è stato veramente bello per molte anche planate, molte anche planate, sì giuro, per mantenere l'ambiente in un beh, certo modo, cioè. Certamente no le planate è stata una è un bella marchio registrato, un marchio registrato, c'è, cioè, il copyright, la planata del media, cioè si studia il social media marketing, e la planata la faccio della stop con marchio, certo, registrato, certo. Arriva la gente, gli tocca il ciuffo, esatto. Ci sono donne che hanno portato i figli. Ieri una signora è venuta col bambino in braccio. È vero? Sì. Bambino con la tubercolosi. Esatto. Passa il ciuffo. Il bambino è morto, signori. Esatto. Porca miseria. È stata una cosa, un'emozione. Sì. E poi lui l'ha rievocato. Sì. È stato bellissimo. Adesso porta i colori. Posso aggiungere una cosa? È che c'entra qualcosa o no, però? Che lo meriti qualcosa. No, se c'entra qualcosa no. Se avete un Orion vorrei dire. Ancora! No. È un appello su quelli che si lamentano del background di Age of Sigmar e dicono non è più come il vecchio mondo. Datevi fuoco! No! Allora, così insieme vi do un consiglio. Datevi fuoco! Con le banane! Prima di darvi fuoco, se dopo. Datevi fuoco! Non ho capito, Angelo, cosa? E lo sta dicendo uno che ama il vecchio mondo, e sfido chiunque a provare a saperne un po' più di me sul vecchio mondo. Ma qualcuno c'è che ti sfiderà? No. E ha già perso ieri. Leggete The Silver Shard, City of Secrets, The Tainted Heart e The Spear of Shadows. Spear of Shadows e le ultime novelle che sono uscite. Quello è il vecchio mondo in Age of Sigmar, integrato in Age of Sigmar. Piano. Allora, abbastanza. Bella questa cosa. Bello, no, il fatto, no, che no, ci. Diciamo cosa. Leggeteli e poi datevi fuoco. Sì, sì, beh, sì, ovviamente. Beh, se cambiate idea, potete non darvi fuoco. Ma attenzione, non è il bisogno spasmodico di ricercare, sì, esatto, quello che c'era prima, perché sennò è una merda. Provate ad avere un minimo di apertura mentale, magari non vi piace comunque, e su questo non c'è nulla da dire, ma prima di criticare qualcosa provate a conoscerla, perché non potrete mai odiare bene qualcosa che non conoscete. Ve lo dice un esperto. Come i nani in Veneno, eh. Ma adesso, francamente, no? È vero, è pieno di citazioni al vecchio mondo, potrete vedere perché Age of Sigmar è l'evoluzione del vecchio mondo, ma oltre a questo, ragazzi, l'ambientazione di Age of Sigmar attuale offre davvero così tanto che bisogna essere ciechi per non capire quanto ampio sia questo scopo. Cioè, se prima io sentivo degli imbecilli che venivano a dirmi no, ma il 40.000 immenso, sai, un universo, sai quanta ambientazione, c'è background, questi bambini che ti devono dire background, non sanno dire ambientazione. Momenti ambientazione. Esatto. BG. Ma BG va bene, background a me fa proprio.
Allora, e io dicevo a loro, ma scusa, ma anche nel mondo di Warhammer c'è molto. Ora, sfortuna vuole che la Black Library non abbia ripubblicato i molti romanzi che c'erano un tempo, ma... No, 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 quelli della Black Flame Publishing, della Tree Box, erano roba che... No, 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 sto parlando dei primi romanzi. Ora, non tutti sanno, ed è un peccato che la Black Library non sfrutti questa cosa, ma... È anche un invito alla Black Library, in questo caso, che ci segue. È una speranza, perché stiamo parlando dell'epoca di Genevieve e Undead, quindi... Beh, Genevieve hanno ripubblicato... È di quel... Sì, sì, sì. Comunque sia, sappiate che all'epoca, e ancora adesso, Horus Heresy non è riuscita a superare il numero di romanzi che c'erano per il fantasy all'epoca. E non sto parlando di Gotrek e Felix, che comunque ne ha molti, sto parlando di romanzi o miniserie, in alcuni casi romanzi autoconclusivi. Si può citare Conrad, si può citare Orfeo, nomi che per voi magari saranno nuovi, per i veterani sono nomi già sentiti. Zavante, esatto, l'investigatore, certo. O l'elfo Noia dei boschi. Hanno ripubblicato di recente Witchfinder, che è una vecchia... È una trilogia in realtà, eh. Sì, è quella del cacciatore di streghe. In realtà ho fatto un errore, perché Witchfinder è uno dei tre libri, ma ad ogni modo, all'epoca c'era davvero molto. Quando, tornando a prima, mi arrivava il ragazzino, il ragazzo o l'uomo a dirmi: ma sai, 40.000 c'è molta più roba. Ma tu sai quanta ce n'è del fantasy? Hai mai provato a leggere? Eh sì, ma comunque il mondo è piccolo, è quello. Premessa, il mondo di Warhammer non è come grandezza, non era come grandezza il nostro mondo. Da informazioni ufficiali che ho spillato a Merret a suo tempo, era esattamente il doppio. Quindi è molto più grande. Il Reich è due volte la Germania. Ma detto questo, non è soltanto questo. I libri degli eserciti approfondiscono una minima parte, sono la punta dell'iceberg. I manuali di Warhammer Fantasy Roleplay, i romanzi, intaccano ulteriormente questa punta, ma c'è tanta di quell'ambientazione sotto. Poi aggiungo un'altra cosa a tutti quelli che sostengono: sì, vabbè, ma ormai è finito. No, sono seriamente convinto che il vecchio mondo vive, e invito gli ignoranti, perché non ve lo spoilero, a leggere Giant Slayer. Se non capiscono cosa sto intendendo, rileggetelo. Se non capiscono ancora, possono darsi fuoco. Però il vecchio mondo esiste. Hanno tenuto la benzina a parte prima. Questo comunque, se vogliate odiare o vogliate amare, quindi vogliate provare delle emozioni, approfondite, leggete, ispiratevi, chiedete, approfittate dell'astrologo piuttosto che comunque delle persone del paesiello che vi raccontano storie. Fermate Angelo, che no, tanto non lo ferma nessuno. Esatto, che Angelo non lo ferma nessuno, non lo caga nessuno alle fiere, tanto che la controfigura che gira. Lo dicevo, visto che è arrivato per ultimo. Ah, io stavo giusto per andare. Quindi, come si è trasformato l'hobby da quando l'hai cominciato tu a oggi, e secondo te dove andrà? Cos'è l'hobby? Cos'è l'hobby in generale o cos'è l'hobby per me? Cos'è? Cosa diventerà? Eh sì. Allora, la costante... Abbiamo l'astrologo a fare le carte nel frattempo, no? La luna nera. La costante bam, 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 che ho visto nell'hobby, che ho visto e che continuo a vedere per fortuna, non in tutti, ma diciamo che a questo tavolo posso estendere questo pensiero a tutti gli astanti. Qui ci sono un sacco di banane sul tavolo. Soprattutto lo estendo alle banane. E insomma, la cosa bella è che l'hobby riesce, è una grande falce di Nagash che riesce ad appianare ogni differenza di estrazione sociale. Lo fanno anche culturale. I martelli nani, ci lo dico prima che qualcuno intervenga. Sì, è vero, è vero. Però la falce mi piace, di 40.000 apprezzo molto le falci dell'imperatore. Quindi era anche per accattivarmi. Io vorrei far notare alle donne a casa quanto bello è il Moro da sentire. Vabbè, ha una cazzo di voce. Ma anche da vedere, cioè, signori, è come nuovo, signore. E le donne, il burro. E comunque una lavata e una asciugata, e il Moro non sembra neanche adoperato. Vi darò i miei orari in privato, il mio numero anche in privato, ci metteremo d'accordo. 899 Moro 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 Moro. E nulla, quindi l'hobby è una grandissima falce, sempre più grande, che riesce anche ad avvicinare tanta gente di posti diversi. Noi ci siamo conosciuti su Facebook, ci siamo amati su Facebook, abbiamo fatto tante video chat, abbiamo consumato poi dal vivo, abbiamo consumato dal vivo. La cosa bella è che veramente, partendo da pezzi di plastica, si riesce a creare un qualcosa con un di... un certo modo di fare le cose, come dicevamo prima che arrivassi tu, si può creare un'amicizia. Certo, oltre ad un esercito, certo, si può costruire una vita. Stile proprio. Insomma, quindi quello che ho visto finora è questo. Fondamentalmente è questo, che forse la costante si riesce a tenere ancora. E ci sono anche delle cellule nere che vengono allontanate. E...
vengono bruciate come... Planate. Sì, vengono planate, hashtag planare, e, però insomma, la cosa bella è proprio questa. Visto che ha parlato ovviamente la sua dolce metà, chiederei a Nico a questo punto di dirci qualcosa anche lui. Sì, io avere il cuore. In sovraimpressione, no, dopo. Tra loro due. Ah, così proprio mano dici, a mano. Mano a mano. Se volete tenermi per mano con la banana. No, in realtà sono totalmente d'accordo con quanto detto Ovviamente. Prima, cioè da tutti. Cioè, ma qualcuno aveva dei dubbi a riguardo. No, una cosa che diceva giustamente prima Angelo è che anche secondo me non è, cioè non è mai esistito un momento migliore per iniziare in generale e fare hobby. Cioè con tutti i mezzi che ci sono, che siano, come dicevi prima, la reperibilità dei materiali, la disponibilità di tutorial, articoli o cose simili, è un periodo meraviglioso. Ovviamente noi siamo tutti pagati dalla TV per dire quello che sta sentendo. Già fatto. Abitiamo tutti in una collina a forma di G e di V. Esatto. Questi 5 euro a testa ce li siamo guadagnati. Cazzo! E sbattiamo le banane. Mancatissimo. Qualcuno ha visto i 5 euro. Io sono per il momento le banane. Che ho fatto? La fame poi anch'io. Al di là di appunto la facilità con cui si possono trovare modi di approfondire quello che è oggi l'hobby. Ma questa è una nuova età dell'oro. Anche sì, perché sono d'accordo. Vedete, la prima età dell'oro forse per molti. Io vabbè, ho cominciato da vecchio, da prima, quindi. Però da per molti meno vecchio di adesso. No, ma per molti io vedo, localizzo forse la prima età dell'oro intorno al 2000. Sì. Perché contemporaneamente avevamo la terza di 40.000, il Signore degli Anelli. Avevamo tante cose che sono uscite e hanno avvicinato. Forse era la sesta? Era la sesta. Era la sesta, settima. Era appena entrata la sesta. Ma ragazzi, c'era Mordheim. 99-2000. Hai capito? C'era quindi la sesta, settima del Fantasy. Infatti, da lì è cominciato il declino. Quello è stato il periodo in cui la gente arrivava, ok? Non era male iniziare a colorare all'epoca, però io ricordo gli infami, per alcuni ottimi, per me non erano male, ma insomma erano inchiostri. Però diciamo che quel periodo è stato forse la prima età dell'oro per noi in Italia. E sto rivedendo un periodo simile adesso, col cambio di direzione della GV in meglio, con il ritorno dei giochi specialist. I gateway games. Ne parlavamo ieri. Fire, esatto. Simile, cioè, il gioco. L'apertura ai social, che quella esatto, è stata esatto, fatta. Non è mai. L'autoironia di GV che fa su se stessa. Ne parlavo ieri con. La storia dei Lieutenant. L'annuncio di Abaddon fatto con il tenente Primaris che state aspettando, con il dettaglio del Primaris schiacciato. L'atteggiamento di GV, il gioco, la facilità di introduzione al hobby, cioè prima non è mai stato così. Ma basta vedere quello che hanno fatto i ragazzi di House 28, esatto, Age of Sigmar 28, cioè lì è Age of Sigmar con un piglio dark. Esatto. Quelli che mi dicono, ah sì, come il vecchio mondo. Allora, se uno vuole essere limitato e vedere solo quell'aspetto del vecchio mondo va bene, ma House 28 è ancora di più. Stupendo. House 28 è una contaminazione di... forse Silent Hill, sì, del peggio, sì, dell'horror, ok? Con Warhammer. È qualcosa che non c'era nemmeno nel vecchio mondo. Il vecchio mondo aveva quelle tinte, ma era allo stesso tempo controbilanciato da uno humor che House 28 non ha. Sì, no, è solo nero House 28. È solo nero, sì. È solo disperazione. Sì. Però House, è un aspetto. House 28 tira fuori delle robe pazzesche. Sì, ci sono persino degli elfi che piacciono a me. Sì. Gli elfi marci! Ci sono dei progetti rispettabilissimi. Ci sono su alcuni forum internazionali, tra cui The Grand Alliance Community, dei progetti basati su House 28, uno che seguo regolarmente, che si chiama The Darkwood Core, che tira fuori delle robe a livello di modifiche, a livello anche, lui scrive dei brani per introdurre ogni modifica, è una cosa pazzesca, è l'evoluzione giusta dell'hobby. Finché è fatto in mettiamola maniera così, sana, l'evoluzione è positiva. Positiva. Sì. Finché perché è fatto in parlare maniera di GIF sana, sbagliato, sì, scusa, certo. Positivo, no, hai ragione. È il mio... Hai ragione. No, l'hobby si può evolvere positivamente in tanti modi. Rimanere nella pittura, rimanere nel gioco, fare rimanere tutto, nelle modifiche, fare tutto, concentrarsi su una cosa. Finché si rimane positivi e propositivi, non c'è cosa migliore. E torniamo a quello che tra l'altro stavo dicendo prima, quindi l'atteggiamento e la finalità con la quale noi portiamo avanti questo hobby. Quindi, nel senso, anche per il futuro stiamo creando l'ambiente che vogliamo trovare, proprio perché, come molti di noi hanno detto,
abbiamo cominciato male, trovando un ambiente che non c'era, per così dire, congeniale. Noi ad esempio abbiamo cominciato a fare questi video per questo motivo, per portare a dire ci siamo, non siete soli. Per esempio Nicolas, abbiamo detto anche prima, abbiamo parlato approfonditamente il discorso, ha cominciato il blog per questo stesso motivo. E Angelo, oltre a prendere pisellate per far capire in giro agli altri pittori che devono stare nel loro, ha creato gli araldi. No, no, che poi lo usi contro di me, no. No, a parte gli scherzi, stavamo dicendo appunto che anche Angelo, per esempio, oltre le mille impegni che ha come pittore, ma anche come master, piuttosto che come giocatore di ruolo, come giocatore dei vari giochi, ha creato anche questa cosa che a lui dispiace promuovere, noi siamo qui anche per questo, che sono gli araldi. Vabbè, il progetto Araldi, che non è, in realtà non è serio come la Guida Galattica, nel senso... Perché ti sembriamo seri noi? Ma siete più seri di noi. Mentre lo dici, dillo con una banana in mano. Ma voi almeno producete delle cose, noi no. Ma per sbaglio. No, il progetto Araldi in realtà è una cosa strana, ok? È un figlio bastardo, perché... Tanto ricorda, è nato dal ciuffo di Nicolas anche questo. No, credo di essere stato io a chiamare un po' tutti, ma per caso. Il progetto Araldi nasce perché, allora, erano anni che io venivo in fiera a dipingere sia qui che a Lucca, però io non lo faccio di mestiere, quindi andare in fiera per me è un modo per diffondere quello che amo. Io so che magari sembrerà strano, ma io non nasco come pittore di miniature quanto come giocatore di ruolo. Io vivo nel mondo di martelli, no, così sembro un malato, ma io gioco moltissimo a martelli da guerra e a me piaceva l'idea di diffondere questa mia visione del hobby, cercare di includere quanta più gente possibile. Quando ho saputo di Nicolas, ancora a suo tempo, ho detto, devo portare... Infatti ricordo la che... La cosa è nata come combo. Mi ricordo che già a Lucca 2016 c'eravamo scritti... Mettiamo in caso. Però ho detto, no, sono già in un altro evento, l'avessi saputo prima. Poi invece col 2017 abbiamo già fatto siamo qualcosa... Partiti. Esatto, siamo partiti e abbiamo detto, creiamo un progetto ancora più largo e interessante. E qui a Play sono stati, l'organizzazione di Play è deliziosa, sono amici veramente, perché non posso parlare di organizzatori, cioè sono stati veramente degli amici, ci hanno concesso un grande spazio, una grande libertà. Dobbiamo ringraziarli, e la possibilità di fare questo. Io prima dicevo che l'hobby ha bisogno di sangue nuovo, la guida, loro, sono quello che io vedo come proprio l'immagine positiva di questo hobby. E ti ringraziamo, però ripetilo guardando Paesiello. Ma lui no. No, anche perché questa cosa che stiamo costruendo, che la vogliamo lasciare a qualcuno, cioè vogliamo che qualcuno come i tuoi pupazzi che non devi toccare pupazzi verranno seppelliti con lui. I miei pupazzi no. No, ma è la fusione in fiera fra araldi che appunto nascono per arrivare in fiera, mostrare quello che facciamo e far divertire. Ma a me sembrava proprio una cosa ovvia, cioè nel senso fanno la stessa cosa che facciamo noi, ma la fanno via video. Quindi ho perso la dignità già in video. Quindi. Noi prima ci vergognavamo meglio. Quindi. Da voce fuori campo dico araldi galattici per modellisti. Oh, o guida galattica per araldi. Ci piacciono questi mashup buttati lì. Chissà signori. Guida araldica per modellisti. Guida araldica per modellisti. O se no una guida araldica per astropati. Butto lì anche quella. Per astrologi. O l'araldo del giorno dopo. O l'astrologo dell'araldo galattico. In fiera credo che si sia trovata una dimensione ideale per dei fessi come noi, molto, per mostrare quello che intendiamo per hobby e riuscire a diffondere questa cosa a gente che magari è già dentro e vuole vedere un aspetto diverso, a gente che invece non è mai stata qui, cioè ieri abbiamo avuto di passaggio da gente che già giocava a una bambina di 4 anni, cioè che ha dipinto meglio di quelli che dipingevano da anni, tipo me. È vero. No, l'astropate è stato arrogante, ha sfoggiato una pittura esagerata. Anche perché lui era in fondo. Esagerata in quanto si è andata in basso. L'astropate lavorava nell'heavy metal, però... Però prendeva pochi soldi. Perché sì. Ma anch'io mostravo il pisello un po' a tutti. Ha detto guadagno detto, di più no. A fare l'astropate, esatto. Fottetemi. Ha detto non siete nessuno. Esatto. A tutti gli altri blog italiani, tra l'altro. Due esempi. Uno molto positivo, che si chiama Samael of Ultramar. È un progetto che mi dispiace che sia già da un po' di mesi che non ha fatto nulla, perché è un progetto molto bello, che ho apprezzato, perché anche lui parla di background. Mi è piaciuto molto seguirlo. E un esempio invece, non dico negativo, mi ha fatto particolarmente ridere. Ah, ma questo sito si chiama www.quelli, che adesso siamo noi che sostituiamo l'astropati.com. Ovviamente.
Come c'è stata anche la pagina Quelli bannati dall'astropata. Certo. No, quella la ricordo. Che è durata 5 minuti, tra l'altro. Sì. L'astropatetico è durata 5 minuti. Però sono stato bravo a crearla. Insomma, signori, tavolo di arroganza, e vorrei chiudere questione arroganza con gente che provoca i giocatori in giro per l'Italia, sparge voci. Cioè, dici un po', Pitta. Dimmi. Anche le Resti di Oro sono iniziate così, eh. Non è. Quindi chiudiamo qui il momento arroganza. Come vogliamo, visto che a parte ovviamente Angelo che è in digiuno ascetico, quindi non mangerà oggi, noi vogliamo andare a mangiare, quindi un saluto a tutti quanti, ci vediamo presto. Ciao! Ciao ragazzi! Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Voi taglierete, vero? Questa tagliatela. Sì, però, fidati! Giuro. Questa tagliatela perché ci Certo, scartate. Ma sicuramente. Però su serio, taglia la parte dove insulta. Guarda quello, quello che taglia di là. No, tagliala questa, ce ne sono davvero. Vorrei fare una ricostruzione. Questo è un pittore semi sconosciuto, questo è Angelo in fiera. Okay. Perché è ancora in piedi il pittore semi sconosciuto? Guardate questa roba. Al limite bippiamo poco. No! No, non li compro. Vero, il signor Giovanni pagato. Workshop no, mi manda. No, esatto. Li manda a lui, che li manda a te. Ma li mangia mai. Quindi lei conferma queste voci. Almeno che è tutto un Come avete capito, sarà difficile. Riprovo a buttar giù la domanda.